È cinese la prima delegazione estera in visita nella provincia di Pesaro Urbino in occasione di Expo 2015 su invito della Camera di Commercio di Pesaro attraverso la sua azienda speciale Aspin 2000 Terre di Rossini e Raffaello. Si tratta dei rappresentanti della CITIC Investment Company di Pechino e della Oenotria, la sua joint venture con sede in Shanghai. La CITIC Investment Company è una delle più grandi aziende cinesi di proprietà statale. La delegazione è stata invitata a Pesaro per promuovere progetti di interesse per il nostro tessuto imprenditoriale, tra questi l'Italian Craft Center di Shanghai e una piattaforma di e-commerce di prossima realizzazione, per la quale stanno selezionando prodotti italiani di qualità. È un grande risultato che io lo definisco risultato di un lavoro di anni di questa Camera di Commercio. Noi abbiamo seminato per tanto tempo e oggi cominciamo a raccogliere i frutti, ma insieme a noi questi frutti li raccolgono anche altri, perché proprio anche in questi giorni abbiamo visto delle firme di realizzazione, delle firme di protocollo, di intesa tra vari soggetti, ma soprattutto io credo che sia un risultato importante per le imprese. Perché in questi ultimi anni noi abbiamo fatto tantissime cose sulla Cina per costruire queste relazioni, ad esempio una firma di protocollo di collaborazione con l'Unione delle Camere di Commercio cinesi, abbiamo aperto una showroom a grande con 30 imprese nella Nanjing Road di Shanghai per 3 mesi aperta, abbiamo un ufficio su Shanghai dove in questi ultimi anni ha costruito rapporti con oltre 400 imprese della nostra provincia, della nostra regione. Tutto questo ha creato, ha aperto dei riflettori della Cina su questo nostro territorio. Questo è un risultato che noi riteniamo importante, un risultato che non sempre è stato, come dire, recepito da tutti, anzi in questi anni abbiamo subito anche delle forti critiche, anche da alcuni quotidiani locali che criticavano il lavoro che si stava facendo e quant'altro. Un riconoscimento invece importante l'abbiamo avuto dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, quando è venuto a Pesaro e nella sala della Prefettura, di fronte a 500 persone, a 500 invitati, ha detto che grazie alla vostra Camera di Commercio, che ha avuto la sensibilità e la capacità di costruire rapporti con la Cina, questo grande paese, ha detto Ciampi, che rappresenterà in futuro una grande opportunità. Con questa iniziativa noi abbiamo fatto un passo in avanti. Guardiamo veramente al futuro, perché oggi sempre di più viene a meno il commercio, le attività commerciali tradizionali, quelle che si andava via con la valigetta e i vari prodotti nella valigetta, e oggi si fa l'attività online. Quindi il mercato telematico comincia a essere sempre di più una delle fonti per il futuro, delle fonti di attività per il futuro. I cinesi, come sempre, sono i primi e anche in questa occasione lo dimostrano. Devo dire solo una cosa, che hanno fatto una prova con questo sito, che loro apriranno i prossimi mesi, hanno fatto una prova in 24 ore, hanno venduto 92 miliardi di prodotti di yuan, di prodotti in Cina. E 92 miliardi sono qualcosa come circa 2 miliardi di euro. Quindi facciamo un po' i conti e cerchiamo subito di mettere insieme quelle che sono le cifre. Cifre grosse, cifre che ai nostri imprenditori, il nostro compito è individuare le imprese e tutta la parte logistica a Pesaro, loro la parte della vendita, quindi venderanno i prodotti. Al termine della firma, della sottoscrizione del protocollo, nella sala della Giunta della Camera di Commercio, 25 aziende del comparto pesarese fanno praticamente salotto e B2B con la delegazione cinese per stabilire i rapporti commerciali. Qual è la valenza di questo accordo tra Italia e la Cina? 意义的话呢，就是在于。
possiamo dire che questa è un'occasione, ci approfittiamo perché le imprese italiane hanno volontà di portare i loro prodotti in mercato cinese. Intanto in Cina abbiamo bisogno di conoscere, di comprare i prodotti italiani, quindi questa possiamo dire è un'occasione, approfittiamo. Perché proprio Pesaro, perché il comprensorio produttivo pesarese? Siamo interessati, diciamo, possiamo dire siamo interessati a tutti i prodotti italiani, però possiamo cominciare da Pesaro, perché a Pesaro ci sono più belle sole italiane. Beh, un motivo sicuramente valido anche questo. Quali sono i prodotti che maggiormente il vostro mercato richiede come Made in Italy? Questa domanda io posso rispondere più profondo seguendo quella domanda precedente. Cominciamo da Pesaro, perché siamo interessati i veri prodotti italiani, eccellenti prodotti italiani. Intanto l'abbiamo notato, l'eccellenza italiana non si trova solamente nella grande città come Roma, Milano. Infatti da questa piccola città, provincia come Pesaro, ci sono la vera vero prodotto italiano con l'eccellenza. Ecco, un'ultima battuta, un'ultima domanda sull'alimentazione, l'agroalimentare. Abbiamo due cucine molto diverse, quella italiana e quella cinese, però c'è richiesta di prodotti agroalimentari, quindi di alimentazione anche per il mercato cinese? Sicuramente siamo interessati anche agli agroprodotti italiani. Sappiamo che ci sono differenze fra la cucina cinese e italiana, però io volevo dire che abbiamo anche il settore simile, come sono stato a America mese precedente. Non sono molto abituato, però questa volta quando sono in Italia a me piace molto la cucina italiana. Anche come facciamo l'esempio come spaghetti, pizza, siamo simili nella cucina, infatti, quindi siamo molto interessanti anche agli agroprodotti italiani. Ecco, noi siamo famosi italiani per gli spaghetti, ma gli spaghetti li avete inventati voi. Per gli spaghetti dobbiamo dire che gli italiani hanno fatto l'invenzione per gli spaghetti.